Sono attese oltre 100.000 persone nei 5 giorni di festeggiamenti in onore della Madonna Nera di Viggiano, regina e patrona della Basilicata, che prenderanno il via oggi fino al 2 settembre, giorno della festa patronale in Val d'Agri, che avrà il suo momento culminante domenica 1 settembre con la processione, l'accoglienza della statua e la celebrazione della messa pontificale presieduta dall'arcivescovo di Potenza, Monsignor Carbonaro. Ai nostri microfoni il sindaco Cicala, che ci racconta come la comunità si sta preparando. Questa festa, questo momento di raccoglimento dei Lucani è la festa di ogni singolo cittadino della Lucania, della nostra terra, e pertanto sono tutti invitati a partecipare a questo bel momento di raccoglimento, a questo evento ormai tra i più importanti, se non il più importante, della Regione Basilicata. Come si prepara la vostra comunità? Beh, si prepara davvero, sono giorni anche di ansia, di preoccupazione, perché la macchina che si muove per organizzare una festa così importante, e soprattutto una festa che conta migliaia e migliaia di persone, nei 5 giorni si contano tra i 120.000 e le 130.000 presenze, quindi davvero una macchina importante, da una parte le ansie e le preoccupazioni, ma dall'altra anche l'entusiasmo, il fatto che si rinnova ancora per un altro anno un evento davvero bello, un evento che emoziona tanto e che lascia il segno in ognuno che viene in quei giorni a Viggiano. Al rito religioso, come di consueto, si uniscono anche tante attività latere che ampliano quello che è l'offerta turistica di Viggiano. Sì, anche perché noi dobbiamo e abbiamo l'impegno di valorizzare questa festa così come stiamo valorizzando l'intero territorio, quindi anche attraverso la festa della Madonna, in particolare la festa a settembre, noi andiamo a valorizzare l'intero territorio con tante altre manifestazioni. Andiamo da un agosto pieno, ma abbiamo intenzione anche a ottobre, a novembre, a dicembre, che sono mesi un po' più spenti sotto il profilo turistico, per cercare di incentivare ancora una volta, in particolare la vicina Puglia, a partecipare a quelle che sono i nostri eventi e le nostre iniziative. Una visione è quella dell'amministrazione comunale, che negli anni scorsi ha portato anche la statua, all'effigie della Beata Vergine, ad andare in giro per la provincia. Ecco, un segnale evidente della volontà di aprire non solo al rito cattolico, ma proprio a quella che è l'intera comunità lucana. Ma io penso che questi sono simboli che vadano al di là di quello che sia soltanto il fatto religioso, che di per sé è già importante e fondamentale, ma il compito delle istituzioni può essere anche quello di unire attraverso la tradizione, attraverso le nostre identità lucane. Questo può essere un tratto di identità lucana, la nostra Madonna del Sacro Monte di Viggiano, che ci unisce. Quindi anche la peregrinazione va in questa direzione, cioè tenere sempre più unito sulla base di valori quello che è il nostro popolo, il popolo lucano. Alla vigilia di questo importante appuntamento la Basilicata ha partecipato anche al meeting di Rimini, dove è stato presentato un progetto dedicato al turismo religioso che prende in considerazione l'esempio di Viggiano e dei Cammini. Il turismo religioso della Basilicata al centro del meeting di Rimini in occasione dell'anno giubilare. La Basilicata, durante l'importante appuntamento, ha promosso i santuari e le tradizioni insieme ai luoghi dello spirito diffusi nel territorio regionale, anticipando altresì un progetto sviluppato con le diocesi lucane. Un momento organizzato anche alla vigilia dei festeggiamenti della Madonna Nera di Viggiano.
Siamo appena tornati dal meeting di Rimini, dove in una settimana molto partecipata la Basilicata è stata presente con uno stand, con la partecipazione ad una tavola rotonda sul tema dei borghi con l'assessore alla salute e anche ai borghi Cosimo Latronico in rappresentanza del presidente Bardi. E il messaggio che abbiamo portato, la progettualità che abbiamo portato è stata legata a delle iniziative che stiamo cantierizzando per l'anno giubilare. Per il 2025. Nel 2025 noi proporremo ai pellegrini che passeranno dalla città eterna, da Roma, attraverso anche delle attività che realizzeremo lì in Vaticano, proporremo l'offerta della Lucania religiosa, non soltanto i grandi monumenti, non solo le cattedrali e i grandi appuntamenti delle festività, delle tradizioni, dei santi patroni e delle Madonne, ma anche l'offerta minore in senso religioso, forse potremmo dire, quindi non in senso stretto, l'offerta delle realtà più disperse nei nostri parchi, nei borghi, nei paesi, dove in piccoli santuari, in piccoli contesti, i pellegrini potranno ritrovare una dimensione di maggiore intimità e ricerca del sacro. È un progetto che stiamo realizzando con insieme alle diocesi lucane, è un progetto che viene guidato ovviamente da chi a cura di questi temi, ed è una collaborazione per noi davvero molto preziosa. A Rimini abbiamo portato questo e siamo pronti per affrontare anche l'appuntamento del 2025. Al culto della Madonna Nera di Vigiano, patrona della Basilicata, sono legati riti e tradizioni che si riconoscono da secoli in una identità che rappresenta motivo di orgoglio per molti fedeli. La proposta di candidatura dei cammini al Sacro Monte di Vigiano, a patrimonio UNESCO, va nella direzione di mettere a valore proprio questo importantissimo patrimonio. La Madonna Nera di Vigiano è un po' rappresenta un po' il punto di riferimento per il turismo religioso, per il legame fra la cultura lucana e la fede, e però anche per altri temi che sono importanti per il turismo della Basilicata. Penso ad esempio al tema dei cammini, perché la Madonna Nera e il Sacro Monte di Vigiano è il luogo in cui arrivano cammini di fede che interessano non solo la Basilicata, ma una zona molto importante del Mezzogiorno d'Italia. Cammini che sono allo studio per una candidatura a patrimonio UNESCO, quindi un lavoro che il territorio, nella sua interezza, le istituzioni regionali e poi la comunità e le istituzioni della Val d'Agri e di Vigiano in particolare, stanno curando perché si possa guardare con una prospettiva davvero di medio-lungo periodo allo sviluppo, attraverso la tradizione religiosa, di un turismo di qualità, di un turismo compatibile con il verde, l'ambiente, il paesaggio, così come è necessario che possa guardare avanti il turismo della Basilicata, in particolare dell'area della Val d'Agri, che sappiamo tutti essere un parco nazionale.